Ciao a tutte e a tutti, bentornati, benvenuti in un nuovo video. Oggi riprendo uno dei video che mi piaceva fare di più qualche tempo fa, cioè provare gli hacks di TikTok. Se non siete pratici di questa piattaforma, praticamente escono in continuazione questi hacks che sarebbero una sorta di aiuto, una sorta di suggerimento, una sorta di scorciatoie per il make-up, chiamatelo un po' come vi pare. Mi piacerebbe che questo video diventasse una sorta di rubrica in modo da poterne provare il più possibile. Oggi, ad esempio, ne proviamo tre, due per la base e uno per gli occhi. Quindi mi metto le mollettine e direi che partiamo subito, anche perché ci sono delle cosine interessanti. Vi metto qua il primo video che, come vedete, è di questa ragazza Serena, la Kisses, che fa questo contour in maniera particolare. Lei prima si circonda praticamente tutto il perimetro della faccia con il marrone, dopodiché mette il blush, il correttore e poi sfuma tutto. Non è che mi preoccupi proprio quello, mi preoccupa questa cosa che lei fa intorno alle labbra. Non la comprendo e non la capisco, però quando sfuma sembra poi le esca qualcosa di decente, quindi devo capire che cosa effettivamente utilizza per fare questo effetto. Oppure sopra poi ci passa il fondotinta. Però proviamo a fare sta roba. Io mi sono presa tutto quello che ha anche lei, quindi il setting spray, questo qua di Morphe, per poi sfumare. Ho preso uno stick per il contour, questo qua è di L'Oreal, numero 220. Il mio correttore solito, questo qui di Clio Makeup, che è la tonalità 3. Come blush in crema utilizzerò questo qua, che è il B Blush di Basic Gaia per Cosmify. Uno step che lei non fa, ma che io faccio perché ormai è tipo d'obbligo: applico il Flawless Filter di Charlotte Tilbury, che mi piace proprio l'effetto glowy che dà alla pelle. Tanto questo non va ad influire su niente, dà solo un po' di, vedete, base luminosa. Tra l'altro, in questi trucchetti qua di TikTok, insomma, che girano su internet, ce ne sono tanti che io in realtà utilizzo in maniera normale, quotidiana. Quindi a volte trovi delle belle chicche, alcuni assurdi, cioè palesemente fatti solo per views, eccetera. Però questi video li facciamo apposta per capire quali effettivamente sono utili e quali no. Allora, partiamo dal naso. Io di solito non faccio mai il contouring al naso, almeno non questo qui in crema e non così tac tac tac, no, lo vedete, è super definito. Poi intorno alla bocca, che mi preoccupa tantissimo, non so perché mi vengono queste idee. Ecco qua. Lei va intorno al viso, poi rientra qui, arriva giù così. Non so che cosa sto facendo. Se c'è un dio del make-up, mi perdoni in questo momento. Dopodiché prende il correttore e lo applica qui sotto, proprio così, di questo, eh. Fate una sorta di smile. Poi qui. Cioè, neanche lo mette sul naso, quindi. Qui in mezzo. E ovviamente qui. Perché non sia mai che ci scordiamo di illuminare questa zona dopo tutto questo bel marroncino. Poi in blush invece ci serve solo una strisciata. Che meraviglia. Ok, questa è la nostra base. Poi lei si spruzza questo, che non so se dovrebbe aiutare, però. Ok, e poi passo subito a sfumare. Fatemi vedere lei se sfuma prima qualche parte. No, lei va così. Inizia da qui. Io non sono mai troppo però questo tipo di contouring, perché dovrebbe farti guadagnare tempo. Io non credo, visto che secondo me ci metterò molto più di quello che ci metto a farlo di solito. Quindi prima passo le parti chiare, perché altrimenti se mi si sporca la spugnetta è un casino. Guarda della spugnetta. E poi avete presente quando in Mulan ci sta la tizia, quella che ti deve far sposare, non mi ricordo mai come si chiama, che si tocca e si fa i baffi. Ecco, così mi sento in questo stato. Ora ti capisco, sorella. Però poi una volta che arrivo qua e devo sfumarlo il contouring. Sto diventando tutta arancione, bellissimo. Cioè, non la trovo una cosa pratica. Ok, una volta sfumato qui, poi, cioè, dove vado? Poi si mischiano tutte le colorazioni. In realtà dal vivo è un po' meno disastrosa, non so perché in camera voi la vediate così tanto arancione. Però, cioè, io ho la spugnetta completamente marrone, il blush è completamente sparito. Questo sul naso non so neanche che fine farà. Cioè, ecco, questa è la zona che mi lascia più perplessa. Cioè, nel senso, ma io credo che lei poi ripassi sopra il fondotinta, perché sennò è impossibile sta storia. Quindi questo è l'effetto
tutto soltanto sfumando i prodotti in crema. Veramente una cosa inutile. Andiamo di fondotinta che è meglio. In realtà ne uso uno neanche troppo coprente. Uso questo qua di Nabla. Cerchiamo di ripassarlo e di rimediare nelle zone che vanno rilluminate un attimo. Non lo so, speriamo di recuperare qualcosina. Che vorrei potervi dire? Ok, questo trucchetto effettivamente è utile, ma capite da voi che non lo è. Poi provateci a casa, vi prego, fatemi sapere. Allora, questo è il risultato una volta sfumato il tutto con un po' di fondotinta. Vi farei notare che il colore che è uscito fuori è letteralmente due toni almeno più scuro del mio naturale. Fate il triplo della fatica, quindi assolutamente sconsigliatissimo. Ora, andiamo avanti, sorvoliamo sul fatto che io sembra che abbia dei baffi. Passiamo al secondo ed ultimo trucchetto per il viso, che è una cosa curiosissima. Come vedete, la ragazza sta indossando un correttore bianco per un effetto super piallato nella zona del contorno occhi. Tra l'altro abbiamo anche lo stesso correttore, che è questo qui di LA Girl, il Pro Concealer nel colore appunto Flat White Corrector. Ho usato i correttori bianchi, ma mai in questo modo. Quindi sì, provare per credere. Lei non mi sembra ne metta proprio troppo e più che altro si concentra nella zona qua avanti. Poi va qui per alzare lo sguardo e ovviamente sfuma. Allora, secondo me questo non dovrebbe essere proprio terribile, terribile. La cosa che potrebbe essere è che viene ovviamente troppo chiaro essendo bianco, però sfumandosi con il fondotinta non dovrebbe venire un colore malaccio. Al massimo viene un po' grigia la zona, dovrebbe prendere un po' di tonalità beigioline. Infatti vedete, ha questo effetto molto illuminante. Non lo direste mai che ho usato il bianco. Molto strano, pensavo fosse un fail. Ah, che dite? Forse questo ha salvato anche un po' quello che abbiamo fatto prima. Ora non ci resta che fissare e poi passiamo al trucchetto per gli occhi. Questa è la base una volta passata la cipria, fa molto base 2019, almeno io attualmente non porto più le basi così tanto matte, quindi mi fa anche strano rivedermi. Comunque, ultimo hack per quanto riguarda gli occhi. Come vedete, questa ragazza ci spiega come fare la cut crease perfetta con un piegaciglia. Lei usa il piegaciglia, lo sporca sulla banda, fa lo stamp, dopodiché, ah, tra l'altro usa sempre lo stesso correttore, riempie e va a creare il tutto per farli uguali. Quindi facciamo un accenno di base occhi e poi ovviamente piegaciglia alla mano e proviamo a fare questa cosa, tipo così, giusto? Ok, una volta fatta la mia base vado con il piegaciglia, quindi prendo sempre lo stesso correttore e sporco praticamente questa zona qui sopra. Non so bene cosa aspettarmi, perché ho visto altre persone che lo facevano e a tutti usciva bene. Probabilmente invece a me verrà una cosa veramente brutta, quindi sono pronta a tutto, anche perché io ho l'occhio piccolo, questo coso è gigante, cioè non so se notate, quindi ho paura e non so bene quale inclinazione scegliere. Vedrete apparire lo specchio, perché sennò qua è un casino. Uno stamp decente. Ok. Poi lei prendeva un cotton fioc, io lo vado a bagnare nel acqua micellare, pulisce la zona e fino a qui non fa una piega. Certo, la forma, forse l'unica cosa che noto è che la forma è un po' troppo rotonda. Io di solito tendo ad aprire un po' di più l'angolino interno, però ovviamente questa è la forma del piegaciglia. Poi lei va direttamente così a riempire. Cerchiamo di fare una cosa un po' soft, sfumata verso l'ombrettino qua. Però allora, effettivamente è uscita precisa. Potrebbe essere una cosa utile se non avete la mano troppo ferma o non siete magari troppo pratici con il make up e volete appunto buttarvi sulla cut crease. Cioè, guardate, alla fine perché no? A uscire è uscita. Ora dobbiamo soltanto sistemare un pochino la sfumatura, quindi ripasso qui, poi vado con un ombrettino. Credo utilizzerò questo, voglio cercare di fare una cosa tutta matte. È ovviamente un po' più scuro del bianco, ma è tipo un malva chiaro. Finisco anche l'altro occhio e poi vi faccio le mie considerazioni
finali. Ok, look terminato, quindi siamo pronti per le nostre considerazioni finali. In realtà non c'è molto da dire, cioè tutto quello che volevo dire ve l'ho detto poi nel corso d'opera e mentre stavamo provando a fare cose. Quindi sicuramente il più promosso è quello della Cat Crease con il piegaciglia. È veramente uscito molto bene, tra l'altro simmetrico, strano ma vero. Quindi mi piace veramente tanto, quello probabilmente lo riutilizzerò. Anche il fatto del correttore, ovviamente avendo fatto un po' di strati adesso si sta un po' crepando tutta la situazione, poi sapete che io ho queste rughette di espressione sulla fronte, quindi mi tende a entrare un po' di prodotto, però il risultato vedete è bello, piallato e luminoso, quindi l'unico che mi sento proprio di sconsigliarvi e di bocciare ovviamente è il primo, o almeno non fate tutta questa sezione qua. Cioè, fino alle guance, le tempie, pure. Poi, ragazzi, il disastro. Quindi, fatemi sapere qua sotto se avete provato o proverete quelli che vi ho fatto vedere. Come vi siete trovati, se ne avete altri da consigliarmi. Se volete, mandatemeli in direct su Instagram. Mi trovate con il nome Ila0203, ma trovate scritto tutto qua sotto, anche su TikTok, se volete andarmi a seguire. Detto ciò, ora io non sprecherò tutto questo make-up e andrò a fare addirittura la foto per la carta d'identità. Quindi, per ora vi saluto, vi mando un bacio grande. E ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!